Teledurruti, una televisione monolocale alla Fiera dell'Editoria di Roma. Bignami, e abbiamo detto tutto. Buonasera. Questo signore si chiama Bignami, ho detto bene, è il discendente. Sono discendente, ma sono nella prima generazione che ha perso il cognome, perché mia mamma è Bignami, mio papà. E allora stai a posto. Spieghiamo subito il concetto. Un sacco di persone hanno i figli, li portano a scuola e non sanno come cazzo porsi rispetto alle problematiche. Ma i Bignami hanno risolto anche il problema. Abbiamo Bignami anche per non questo. Muovere, se no non si vede. Come rappresentare i genitori. Questo è un libro dove ti spiegano in che modo ragionare con la preside, che adesso si chiama dirigente, vedo che sei preparato. Dirigente scolastico. Come porsi con le... come porsi con i professori e soprattutto come porsi con gli altri genitori, magari più o meno assenti rispetto al, alle problematiche. Catturare l'attenzione di altri genitori negli avvisi. Fai vedere che ci stanno pure i disegni dentro. Certo che ci stanno i disegni. Questa chi è? La madre che non lo so, si una ballerina, probabilmente una ballerina. Qui i guai contabili, cosa può succedere andando a pagare prima di una gita scolastica? Le... sono cazzi amari a volte le gite scolastiche. Potrebbero essere proprio tremende, cazzi amari. Anche perché nella scuola dove va mia figlia, ad alcuni è stato concesso di fare le gite all'esterno e ad altri no. E allora si discute, ieri abbiamo avuto una riunione, fai vedere un'altra immagine. Questa 9.50 te lo metto 8. E questa è la gita, dove vanno? Venezia, Pisa o Roma? Queste sono le possibilità. Sono i grandi dilemmi. Genitore, che devi... rappresentare gli altri genitori di una classe, devi catturare la loro attenzione, mostrargli le problematiche e le soluzioni. Ecco, per te, questo volume... Bignami ti risolve anche questo problema. Tutti. A parte problemi adesso, umanistici o scientifici o di adesso lingua. Non ti allargare, lo sappiamo già, fate parte della storia di questo paese. Dimmi come ti chiami tu. Morotti Lorenzo. Lorenzo Morotti. Lorenzo Morotti. In Bignami, nel senso che tua mamma Mia è Bignami. Mia mamma è Bignami. Teledurruti, una televisione monolocale.